Ragazzi, prima di iniziare voglio subitissimo un bel like, ditemi nei commenti cosa ne pensate voi di Margaret e se pullerete o se avete pullato, quanto avete pullato e tutte le varie cose. Mi raccomando, non mancate oggi pomeriggio il live su Twitch, link in descrizione, non mancate assolutamente. Detto questo, pollice andare in su e buona visione! E let's go, e bentornati oggi su Grand Cross Jump. Era un po' di giorni, forse, che non tornavamo effettivamente sul gioco, forse da venerdì scorso, quindi insomma era letteralmente qualche giorno era. Ad ogni modo, ragazzuoli, è uscita Margaret Holy War Fest. E ragazzuoli, ecco qua il suo banner. Primo rammarico da presentare, non c'è Cusack. Cioè, io mi aspettavo che uscisse Cusack perché è stato leakato ormai da un mese con modelli 3D delle skin, modelli 3D dei moveset, delle skill. Cioè, hanno leakato praticamente tutto di Cusack e non è ancora uscito in game. Sinceramente mi aspettavo che usciva con questo banner qua e quindi magari come per Chandler su Zeldris fosse pure retap e tutte le varie cose, ma comunque così non è stato. Ad ogni modo, analizziamo subitissimo il banner come di consueto e diciamo un attimino cosa fare e cosa ne penso del personaggio. Abbiamo la nostra carissima Margaret, Zeldris Fest e il nostro Assault Mode retap con un rate dello 0.25 e tutti gli altri, tra cui Chandler, Drawl, Sariel, Tarmil, Gerard, chiamatela un po' come vi pare, Ludusil, Zeldris, Mospit, Gloxinia, Frodrin, Melascula, Galand, sono tutti i coin dei comandamenti e potremmo bello e del latte alla fine con un rate totale dello 0.2 e il banner stesso ne ha un 4% totale, ok? Posso dire la verità? Mi sembra quasi uno scam. Nel senso, hanno messo il 4%, ok, ma i 3 rate up, di solito i rate up sono, nella maggior parte dei casi, la metà della percentuale che andiamo a trovare, no? La metà della percentuale, in questo caso, magari, non mi ricordo com'era nei fest, ok? Però, negli altri bundle, di solito, è la metà, ok? Se è un 3%, hanno i rate up 0.5 e non i rate up hanno 0. Qualcos'altro, ok? Quindi è proprio la metà, ok? In questo caso, però, si parla di un 0.75 di quel 4% per rate up e un 3.25 per i non rate up. Quindi è molto alta la chance di trovare un non rate up, ok? Questo ovviamente è una cosa un po' brutta, ma comunque adesso non ricordo, ma dovrebbe essere quasi una cosa ad ogni fest. Magari sto facendo una cortezza sul nulla, ok? Però dovrebbe essere una cosa del genere. Ovviamente, Margaret, personaggio nuovo, a mio avviso, ragazzi, se è giocata bene, se è messo nel team giusto, può fare il suo. Ovviamente, ragazzi, è un PG che non fa danno, arriverà anche la ulti, cioè l'ulti single target, e al 6 fa su 600.000, che sì, come un The One, 600.000 sono più che sufficienti, single target ovviamente, per shottare magari un ban, no? Magari un ban, in PvP ce la fai a shottare con una ulti da 600.000 crittati, però vi ricordo, ulti al 6, ok? Cosa molto importante. Il buff è molto interessante, l'AOE fa danno, perché l'AOE ho visto fare ieri 200.000 ad un target, quindi si parla di un 600.000 crittati AOE, che sono tanti, ci sono danni che Sariel, cioè più di Sariel, cioè nel senso, capiamoci, ok? È un po' una via di mezzo quella AOE tra Ban e Sariel, ok? È qualcosa di veramente caruccio. Ed è lei, tra l'altro, il primo personaggio, come tutti dicevano di noi ieri live, ma pensandoci effettivamente era scontato che avesse pure la grazia, ragazzi, la grazia di Ludusiel, ed era ovviamente scontatissimo, la razza ovviamente Dea. Perché questo? Perché The One non c'ha la grazia e lei sì? Per un semplice fatto, The One ha solo il potere, non ha Mile dentro, in questo caso è proprio Ludusiel dentro Margaret, che si porta dietro Ludusiel e la grazia, ok? Quindi è proprio lui, come se Margaret fosse Ludusiel. Di fatto, nel gioco ha gli stessi gear OR di Ludusiel, ok? È letteralmente come se fosse Ludusiel, ok? Per questo The One non ha la grazia, perché non c'è Mile dentro, ok? È un concetto un po' strano, perché in teoria, se ha la grazia, dovrebbe averla anche in gioco, che ci sia quello o quell'altro dentro, dovrebbe avere la grazia, a prescindere. Però
diciamo che a questo punto lui è il metodo con cui danno la grazia in gioco, no? Se c'è l'arcangelo dentro che lo controlla, ha per appunto la grazia, se no non ce l'ha. Però a questo punto, come ho detto su Instagram, aspetto anche Sariel, umano, donna, fest, con la grazia, l'aspetto, e lo voglio, la voglio, perché insomma. Comunque, ragazzuoli, nostro carissimo, questa nostra carissima Margaret Ludosiel, personaggio che sinceramente parlando è un po' meno hype di essa rossa con comandamenti, ma questo ci sta tranquillamente, perché comunque ripeto, se fosse uscito adesso questa rossa sarebbe uscito probabilmente con un comandamento solo, quindi il suo, ok? Mentre il posticipare la sua uscita comporta tranquillamente che il primo fest resta rossa che uscirà sarà quello con i comandamenti, quindi con 2, 3 o 4. Quindi questo ovviamente è un punto a favore a Margaret, nel senso è quel personaggio che ci fa temporeggiare, perché ora c'è lei, poi c'è il prossimo Gankos Fest che sicuramente si porterà dietro altra storia, quindi andremo avanti. Magari il prossimo Level Fest sarà proprio questa rossa e sarà quello Assault Mode. Garantito a quel punto, perché siamo in quel punto nella storia. Se fosse uscito adesso, essendo che non siamo nel punto della storia dove c'è essa rossa con i comandamenti, sarebbe uscito sicuramente base form, come Zeldris, marco in testa e ali a caso, ok? Quindi, da un punto, mettiamolo così. Poi, il modello 3D sinceramente mi piace un sacco di Margaret, la ulti è veramente figa. Più che altro si spera che in PvP, poi ovviamente lo proveremo, se la pulleremo, tutte le cose, spero che ovviamente in PvP diventi quel possibile personaggio che in quel possibile team possa contrastare ban, non come Found One, ma vicino, ok? Cioè nel senso puoi vincere, che entri nel meta con il suo team, quindi non si vede più solo Merlin, The One e Ban, si vedrà Merlin, The One, Ban e Margaret, lo spero. Comunque ragazzuoli, voto, per così dire, voto ovviamente tanto un ban del 900, alla fine si potrà scegliere tra i tre. Per quanto mi riguarda, io vi sconsiglio di pullare se avete 300 gemme o meno. Se ne avete di più, essendo che comunque il ban dura pure un mese, quindi è fino al 26 agosto, ci avete tutto il tempo magari di finire il giro, e magari se la volete anche per cambiare un pochettino di team in PvP, io vi consiglio di pularci, però solo se avete un tot di gemme in su, quindi avete una certa garanzia di portarvela a casa. Se pulate con 200 gemme non ha senso, ok? Perché è difficile trovarla, ok? Quindi pullate solo se avete la garanzia, uno, magari di giocarla, due se vi interessa, e tre ovviamente di pullarla, ok? Quindi c'è proprio, faccio tutte due volte di pullarla, ma vabbè, comunque. Alla fin fine, ragazzi, è un personaggio che secondo me ci sta. Poteva essere più forte? Assolutamente sì. Però comunque è meglio di un Zeldris Fest per quanto mi riguarda. Ad ogni modo, in questo video facciamo due multi. Speriamo ovviamente, visto che da Merlin abbiamo completamente shaftato. Ah, c'è pure questo banner che sì, è il miglior momento per iniziare il jump, ve lo dico. È tornato questo meme del miglior momento. Perché sì, chi inizia adesso, ragazzi, si trova ben 10 multi gratis, una al giorno probabilmente, con questi personaggi che vedete qua nelle barrettine, questi che vedete anche in modello 3D, gratis, 86 stelle, 5-6 stelle, quindi insomma tanta robetta. E alla fine si potrà scegliere tra tutti quelli del banner, in quanto tutti sono 2R, si possono pullare tutte 2R con un rate del 3%. Quindi ragazzuoli, tra l'altro c'è ancora il suo banner, che vabbè, 5 è stato prolungato, ma non andava in 29 il suo, vabbè. Comunque, forse è stato prolungato, non lo so. Ma ad ogni modo, ragazzuoli, prima due minuti su Margaret, speriamo bene, perché lo sapete, appena trovo la monocopia mi fermo, non mi interessa, anche perché è un personaggio, non è un ban, ok? Prima multi, skip rosso, ok, escano l'animation nel video. Vabbè, dopo il mega shaft che ha avuto da Roxy e da Merlin, ci sta. Però raga, ci ho rette bassissimo in confronto al 4%, perché sono comunque 2 SSR. Sono comunque 2 SSR. Dammi Margaret, se trovo Margaret, la prima multi è il primo fest che trovo alla prima multi, raga. Sarebbe tipo, what the fuck. Vabbè, comunque, guardiamo, tra l'altro voi non lo vedete, ma ho già preparato tutto il set per il PC nuovo, quindi c'è lo schermo, il monitor, tutte le cose. Sono qua, poi intercambierò col Mac. Guardiamo comunque quanti SSR. 2, ok, il secondo è verso la fine, quarto ultimo più o meno. Dai, dai. Però è che c'è anche occhio, quindi. Dai, non mi dare bello perché impazzisco malissimo, guarda.
va bene. Però vabbè, dai, è la Melodos Animation. Non so che cielo porto, quindi mi va comunque bene. Però vorrei Margaret di là. Cioè, mi ha dato quello 0.250. Poteva darmi Margaret? Cioè, poteva darmi... Il video sarà questo. Trovo un fest in un video. Non è mai successo. Perché di solito ne trovo... Pure fake out! Ma no, me l'ascola, però no. Vabbè. È fake out. Te ne sei serio nella multi. Va bene. Va bene. Che multi... Che sta succedendo, regà? Vabbè, se mi dà pure... Io volo. Se mi dà Margaret, volo. Cioè... Volo. Esplodo. Però se mi dai un altro fake out sarei contento. Un altro fake out, dai. Si brama sempre di più, no? Si brama sempre di più. Ovviamente voi scrivetemi nei commenti cosa avete pullato voi, se l'avete pullata, se non l'avete pullata. E... sì! Alla prima multi, oddio! Non ci credo! Che multi è questa? Che multa è questa? Non ci credo! 600 like per questo video. Non è ancora finita la multi. Ora sto scenando fake out. Impazzisco. Assault mode e Margaret nella stessa multi. Alla prima multi! Lo posso dire. Non pullo e non ho mai sculato così tanto in un fest. Ragazzi, no, scusatemi, faccio lo screen. Ragazzi, scusatemi. No. Lo posso dire. Ragazzi, che cazzo di multa è questa? Ma la prima multi! Posso dire però una cosa? È il mio arcangelo preferito. È il mio piccione preferito. Ragazzuoli, io direi che per questo video è tutto. La multi della speranza. Cazzo. Vabbè, è tutto, grazie a tutti ovviamente per aver visto il video, lasciate un bel like, spero che vi vada bene anche a voi nel senso, e ovviamente ci vediamo oggi live su Twitch, dove pulleremo, giveaway anche, quindi ragazzuoli, iscrivetevi qua sotto al centro, recuperate tutti gli altri video qua a destra e a sinistra, anche gli altri qua sotto nelle schede, grazie a tutti boys, grazie davvero, un bel like, iscrivetevi con la campanellina sempre accesa, seguitemi su Instagram, giratemi sempre Discord, seguitemi su Twitch, e let's go boys, e ciao a tutti ragazzuoli!